prima manche propongo due piccole poesie che ho scritto adesso venendo qua, quindi la prima si intitola Via Cassinis 77. Se abitassi al 77 di Via Cassinis a Milano, al quinto piano, dove abitano probabilmente Visone e Santillo, se i nomi sui citofoni corrispondono ai piani, sarei comodo per la stazione di Rogoledo e avrei davanti una vista aperta su alberi e cose varie e un bel sole negli occhi il pomeriggio. Insomma, c'è di peggio. Chissà se Visone e Santillo apprezzano la loro posizione. Intanto aspetto il treno per Pavia. Un treno per Pavia. Non ho ancora deciso quale. E tagliano l'erba con il filo rotante. E c'è un buon odore di erba tagliata nella brezza di questo pomeriggio godibile a Milano Rogoredo. Si poteva anche fare una tratta in compagnia, con tutta libertà, con tutta fantasia. Ma forse lei è in centro, in un lindo taglierino, cammina stretta stretta al suo assassino. Citazione finale. E la seconda l'ho scritta quando ero già sbarcato a Pavia, e quindi si intitola Verso Sera a Pavia, questa è proprio una instant poem. Cammino mangiando una focaccia con cipolla. Gli operai martellano i cubetti di porfido a uno per la pavimentazione lapidea. Scendo al Ticino e, dovendo pisciare, prendo un cappuccino. Il barista, cinese, mi chiede Wilk Cow? Perché ho la faccia da straniero o perché, secondo i fondamentalisti italici, un cappuccino di sera sono un inglese poi. Senza cacao, dov'è il bagno? In fondo alla saletta. Piscio, bevo, esco. Mi siedo a guardare il sole che ora va a tramontare dietro il ponte coperto, accendendo un fondale giallo-rosa al profilo della gente che va. Come ombre cinesi, osservo una ragazza con coda di cavallo, è molto bella vista da qua.